Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute al TG6. Autostrade per l'Italia ha accolto la richiesta della Regione di sospendere i lavori sul tratto abruzzese della A14 nei 2 mesi estivi, al fine di evitare code e disagi. Il presidente Marsilio questa mattina è però tornato a chiedere l'istituzione della terza corsia. Paolo Renzetti. Con una nota ufficiale Autostrade per l'Italia ha comunicato al Presidente della Regione Marco Marsilio e al Sottosegretario alla Presidenza Umberto D'Annunzio che verrà effettuato il fermo dei cantieri di lavori lungo il tratto abruzzese dell'A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo dal 24 giugno al 6 settembre. È stata così favorevolmente accolta la richiesta avanzata dalla Regione Abruzzo al fine di evitare code e i rallentamenti lungo il tragitto autostradale in occasione delle prossime vacanze. Apprezziamo l'impegno preso da ASPI al fine di garantire sicurezza e percorribilità dell'autostrada nel momento di maggiore traffico. In occasione del ponte del 2 giugno e dell'esodo estivo, hanno commentato Marsilio e D'Annunzio con il presidente della regione che questa mattina, nel corso di un convegno che si è tenuto a San Benedetto del Tronto, è tornato a chiedere con forza ad ASPI la terza corsia sul tratto abruzzese dell'A14. La terza corsia io la considero un progetto fondamentale, perché è inutile discutere dell'ammodernamento di questa arteria quando è ormai palese che è sottodimensionata rispetto alle esigenze di traffico, che ne dicano spesso e volentieri i tecnici di autostrade. È evidente che basta un piccolo rallentamento, un piccolo intoppo e si creano decine di chilometri di coda. È il risultato di un'arteria vecchia e superata. Un anno fa, quando abbiamo discusso dei lavori in corso sull'autostrada, ci è stato presentato una prima bozza di progetto per portare la terza corsia almeno fino a Pescara in questa prima fase. Chiederò conto anche approfittando di questa seduta per capire se quel progetto è rimasto nel cassetto o se Autostrade per l'Italia sta prendendo sul serio la spinta dei territori e anche l'indirizzo che gli diede il Ministero di andare avanti su questa progettazione e di inserirla nel loro piano delle opere. Secondo la Fondazione Open Polis, il 21,8% delle scuole abruzzesi è stato edificato oltre 50 anni fa. Le opere di messa in sicurezza saranno realizzate coi fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono 81 gli interventi già finanziati. In Abruzzo più di una scuola su 5 ha almeno 50 anni e il dato è superiore alla media nazionale. Gli ultimi dati risalgono al 2018, quando in Italia furono censite 7.161 scuole vetuste su circa 40.000, una percentuale pari a quasi il 18%. In Abruzzo invece il numero sfiora il 22%. Tra le province è quella dell'Aquila a detenere il record abruzzese di edifici scolastici statali con più di mezzo secolo d'età, sono il 24,6% del totale. Seguono la provincia teatina con il 22,6%, quella di Pescara con il 22% e quella di Teramo con il 18,3%. L'occasione per la messa in sicurezza è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui 18 miliardi di euro sono destinati al Ministero dell'Istruzione, che dovrà attuare 6 riforme e 11 investimenti. Riguardo l'edilizia scolastica, 81 interventi di riqualificazione sono già finanziati e i fondi europei per la messa in sicurezza delle scuole abruzzesi sono ripartiti tra le diverse province e i diversi comuni. Nel pescarese arriveranno 33 milioni e mezzo, è la provincia che ne beneficerà di più. Alla provincia di Chieti invece oltre 31 milioni, 24 a quella di Teramo e più di 14 a quella dell'Aquila. Tra i diversi comuni è quello di Pescara che riceverà più denaro per i lavori sulle scuole, 15 milioni e mezzo. Atri ne riceverà quasi 9 e 6 e mezzo Giulianova. Per quanto concerne gli altri capoluoghi di provincia, Teramo avrà più di 6 milioni, 3 l'Aquila e 2 e mezzo Chieti. L'Aquila però beneficia anche dei fondi post-sisma. A 13 anni dal terremoto, ricorda l'osservatorio, quasi tutte le scuole aquilane sono ospitate ancora in moduli provvisori. Vi sono poi nel PNRR 800 milioni per la realizzazione di 195 nuove scuole sul territorio nazionale. Di questi oltre 30 milioni sono per l'Abruzzo, dove verranno costruiti 6 nuovi complessi a Villa Alfonsina, a Vasto, a Fara San Martino, all'Aquila, a Montesilvano e a Roseto degli Abruzzi.
Un laboratorio di sezionamento carni completamente abusivo, con locali attrezzature in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali che venivano impiegati per la lavorazione e la produzione di arrosticini. Lo hanno scoperto nelle campagne di Penne i carabinieri del NAS di Pescara, che hanno sottoposto a vincolo sanitario oltre 150 kg di carni fresche lavorate. In provincia di Pescara, i militari, in seguito al ritrovamento di carcasse di ovini nelle campagne di Penne, hanno avviato una serie di accertamenti e riscontri documentali. Grazie a tali attività, eseguite anche attraverso l'incrocio di dati informatici, commerciali e fonti della rete, con la tracciabilità di partite di carni ovine macellate in Francia, è stato individuato il laboratorio abusivo. In provincia dell'Aquila, invece, i NAS, in collaborazione con il personale del servizio veterinario, hanno disposto il divieto di movimentazione di 3.177 capi ovini e 22 bovini, a seguito di disarmonie tra le verifiche fatte sul posto e i riscontri in banca dati. I militari hanno documentato inadeguatezze igienico-sanitarie e strutturali, anche in tema di benessere animale, che sono state oggetto di immediati provvedimenti prescrittivi da parte dell'autorità competente. In tutto sono state comminate sanzioni amministrative per 10.000 euro. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Rappresentanti di CISL e UIL questa mattina hanno incontrato la stampa per fare il punto sulle problematiche di lavoro in alcuni supermercati e negozi di Pescara. Iniziando da Conad, non è solo un fattore umano. Noi già come Fisascat, ma anche la Wiltux, i colleghi della Wiltux, avevamo già espletato numerose vertenze negli anni, quindi eravamo a conoscenza del clima che si vivevano i lavoratori in quel luogo di lavoro, ma oggi dobbiamo rivendicare anche spettanze retributive sottratte ai lavoratori attraverso inquadramenti errati o ore non pagate di lavoro, perché purtroppo c'è stato anche questo. Per quanto invece riguarda Combipel, praticamente è stata acquisita da un fondo interbancario, un'azienda canadese che si sta specializzando in acquisizioni rispetto all'abbigliamento in generale, e quindi adesso ci dovremo preoccupare in maniera imminente di quello che è il futuro occupazionale di questi lavoratori. Perché? Perché il nuovo fondo ha già detto che rispetto alle 1408 maestranze che oggi sono occupate in Combipel non riesce a garantire l'interezza dell'occupazione. Quindi questo per noi è sinonimo di preoccupazione, anche perché noi abbiamo in Abruzzo diversi punti vendita Combipel, quindi sappiamo già di dover affrontare una vertenza che è già sul tavolo nazionale e che inizierà a breve. Ci tengo a ribadire che fino alle 18 del pomeriggio Combipel ha negato l'acquisizione e 45 minuti dopo ha detto sì, è vero. Abbiamo un'altra questione, quella della Migro, dove abbiamo appena ieri avuto la piacevole notizia di aver vinto due sentenze, una per attività antisindacale nei confronti di un nostro rappresentante sindacale, ritenuto inidoneo, spostato dall'azienda a Catania, e in più abbiamo avuto una reintegra rispetto a un licenziamento allo stesso, quindi siamo riusciti a preservare quella che è la dignità e dell'attività sindacale, ma soprattutto del lavoratore. E Genem si trasferirà a Città Sant'Angelo nei locali dell'Iper, del centro commerciale Iper, lascerà quindi però Pescara. Adesso la nostra preoccupazione è garantire quella nuova metratura, perché su Pescara era un'importante metratura, garantire il passaggio occupazionale interamente, che ha già visto delle emorragie nel Genem a Pescara negli ultimi due anni, garantire l'intera risorsa umana nel trasferimento a Città Sant'Angelo. Non sarà facile neanche qua, ma speriamo insomma che l'azienda ci sia di supporto rispetto a un investimento nel trasferimento. Quindi siamo anche ottimisti. Allo stesso tempo, quegli stessi locali che abbandonerà il Genem in corso Vittoria Pescara dovrebbero essere occupati da OVS, che passerà da una parte all'altra di corso Vittorio. Mancano i pediatri nei comuni della Val Pescara e dell'area Vestina. I disagi proseguono con i genitori che chiedono alla regione di fare i passi necessari, ed è intervenuto anche il Partito Democratico.
La Sioli, ci sono delle novità per quanto concerne questa annosa vicenda della carenza di pediatri di libera scelta in Val Pescara e ora la palla ancora di più passa alla Regione? Sì, perché dal 28 di aprile c'è il nuovo accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta che prevede delle importanti novità. Sintetizzo in particolare l'articolo 30, il nuovo rapporto ottimale, che prevede una serie di deroghe, deroghe per la morfologia del territorio, e noi parliamo di Val Pescara dove ci sono 13 comuni anche distanti tra di loro, ma parliamo anche dell'area vestina, l'ambito vestino di 11 comuni, in entrambi ci sono due pediatri per tantissimi bambini, con difficoltà dei genitori di spostarsi con i bambini ammalati da una parte all'altra, con l'impossibilità anche di pediatri di far fronte a tutti questi bambini perché raggiungono spesso, normalmente, il limite massimo dei bambini. Questo prevederà delle deroghe possibili, sia nell'accordo integrativo regionale, sia a livello aziendale, semplicemente con un confronto con i sindacati di categoria. C'è un problema però, questo per una norma transitoria entrerà in vigore al massimo tra 18 mesi. Noi oggi vogliamo chiedere invece all'assessore Verì, sulla base dell'accordo del 2005 e sulla base di quello che prevede questo per il futuro, di fare veramente un'operazione verità, di chiedere delle deroghe che sono consentite in tutte le altre regioni, anche per questi due ambiti, quelle della Val Pescara e della Vestina, e consentire quindi un terzo pediatra. La novità è che è entrato in vigore il nuovo accordo collettivo nazionale. Questo nuovo accordo prevede che la regione, laddove ci siano i presupposti, possa individuare delle carenze in base anche al territorio in questione, senza dover necessariamente attendere la risposta dei sindacati, che è la giustificazione che finora ci è stata data dall'assessore. Adesso l'assessore, se vuole, può darci un nuovo pediatra, perché noi la problematica l'abbiamo ampiamente dimostrato di avercela, quindi può darci questa soluzione senza necessariamente dover attendere la risposta dei sindacati, cioè bisogna chiedere un parere assolutamente come prevede l'accordo nazionale, ma non è un parere assolutamente vincolante. L'amministrazione comunale di Chieti ha accolto e vaccinato le famiglie ucraine giunte in città già dei giorni successivi allo scoppio del conflitto, ma si continua comunque ad inviare aiuti anche agli ucraini che sono rimasti in patria tramite i viaggi di padre Anatoli, il parroco della chiesa del Patriarcato di Costantinopoli che si trova a Chieti Scalo. Ce lo racconta Selenia Secondi. Continua l'accoglienza dei profughi ucraini a Chieti, una filiera istituzionale ben collaudata e organizzata tra prefettura, comune e questura ha consentito di essere una delle prime città in Italia ad accogliere cittadini ucraini scappati dalle terre in cui si continua a combattere. Fondamentale è stato l'aiuto delle associazioni di protezione civile che hanno contribuito anche alle somministrazioni dei vaccini. Queste persone, queste povere famiglie, soprattutto rappresentate da madri con figli, sono state subito accolte, identificate per chi ha voluto sottoporsi al vaccino, anche vaccinate nello stesso giorno e nello stesso luogo, precisamente alla palestra di Colle dell'Ara, e poi collocate o in appartamenti privati oppure nei due alberghi maggiori che abbiamo sul territorio cittadino, il Parco Paglia e il Grande Albergo Abruzzo. All'incirca sono un centinaio di persone a tutt'oggi, con un 20% di bambini che oggi vediamo felicemente giocare in questa palestra di Pala Santa Filomena. E per quanto riguarda invece i prossimi step, come si sta lavorando in direzione futura? C'è sempre l'organizzazione messa in atto da padre Anatoli che si affianca alla vostra? Sì, senz'altro, un ringraziamento a padre Anatoli che riesce a far arrivare gli aiuti sotto tutti i punti di vista, alimentari, vestiari, medicinali, fino a Kiev. E per quanto riguarda invece le postazioni che teniamo aperte a
Chieti, sotto l'egida e la sorveglianza delle associazioni di protezione civile, ho dato l'input di mettere da parte questi aiuti, sia appunto alimentari che di vestiti, per coloro che sono nella nostra città e che comunque cominciano ad avere necessità di tutto. A Magliano De Marsi, Consiglio Comunale straordinario per la proposta di regolamento e piano di gestione della riserva orientata a Montevelino. Apprensione nelle comunità vista la rigidità delle norme previste. Vediamo perché. Uno strumento regolatorio che impatta fortemente sulle attività sia socio-economiche che di carattere turistico del nostro territorio. Queste indiscrezioni che ci sono state fornite ufficialmente e che abbiamo avuto modo di visionare insieme anche ai portatori di interesse in generale prevedono delle restrizioni che, dire forti, è ben poco. Chiaramente stravolgono un modus di vivendi della montagna che va avanti da 35 anni, oggi chiaramente impattano in questo modo forte. Noi non potevamo far altro, come titolari del territorio, ma anche come portatori di interesse vasti, diciamo, rappresentiamo sia le associazioni degli allevatori, sia gli escursionisti, piuttosto che i camminatori in generale, fare il punto su questa situazione in un contesto così istituzionale, ma comunque che dà la possibilità a chiunque di prendere la parola e manifestare il proprio punto di vista. Credo che i comuni, i territori, i portatori di interessi debbano essere ascoltati, quella è la base su cui poi si fa una pianificazione. Nello specifico questo non c'è stato, quindi siamo qui a fianco delle amministrazioni comunali, dei portatori di interesse, per avere una posizione condivisa, ma sono convinto che ci sarà massima disponibilità di ascolto. Noi come Regione ci siamo già mossi chiedendo al Ministero, anche perché c'è un po' di convisione e vuoto normativa sulle procedure specifiche per poter diciamo così, adottare questo tipo di piano. Abbiamo chiesto anche una proroga per quanto riguarda le osservazioni e quant'altro, ma sono convinto che al di là dei formalismi ci sarà la voglia e la volontà di ascoltare ciò che sono le esigenze del territorio e coniugare gli interessi generali della salvaguardia dell'ambiente, ma anche e soprattutto quello di lasciare e dare l'opportunità alle popolazioni di poter vivere le proprie terre. Un regolamento che riguarda la riserva del Velino che è stato definito troppo severo, diciamo così, che in qualche modo va a vincolare anche le attività turistiche che si fanno su questo territorio. C'è volontà da parte delle amministrazioni comunali di azzerare tutto, ripartire da capo. Questa è la soluzione, può essere una strada? Questa è la strada, perché bisogna concertare con gli organi che controllano la riserva e trovare dei punti d'incontro, perché con questo regolamento praticamente viene vietato totalmente a un numero piuttosto consistente di aziende di poter usufruire dei pascoli montani. È andata deserta l'asta per la vendita dell'ex casa di riposo di via Ara Pietra. Il centrosinistra di Pescara chiede che la giunta Masci torni indietro sulla scelta di vendere lo stabile per realizzare palazzine private. È andata deserta l'asta per l'ex casa di riposo di via Ara Pietra e proprio in queste ore, Gianpietro, voi avete fatto una proposta all'amministrazione comunale, quale? Di fermare le macchine e di ripensare sulla vendita di questo sito per farci delle case private. Questo è oggi l'obiettivo della giunta, questo è il senso dell'avviso di asta pubblica che appunto ieri alle 13 è andato deserto. Chiediamo che ci si ripensi per due ragioni: uno, perché ora andare avanti sull'asta vorrebbe dire svendere il bene pubblico a prezzi sicuramente di saldo e non è sicuramente un bene per la città. Due, perché sono subentrate in queste settimane e anche in questi giorni delle possibilità per ristrutturare a costo zero per il comune quel sito e farci delle strutture pubbliche. Abbiamo già detto in passato che sarebbero usciti, come appunto sono usciti molti bandi per fare delle scuole, esattamente con la destinazione urbanistica che prima aveva questo sito, prima che la giunta Masci facesse questo regalo, questo aiutino del tutto inutile poi a fini concreti per vendere l'immobile. E proprio in questi giorni nella cabina di regia sul PNRR abbiamo saputo che il comune sta cercando un sito per realizzare una struttura per anziani, chiaramente da candidare al PNRR. Quindi questa è l'occasione a nostro giudizio perfetta per una rinascita
rinascita del sito in Via Repietra, chiaramente con fine pubblico. Noi già in passato abbiamo detto che eravamo appunto contrari alla scelta di cambiare la destinazione d'uso di quel sito per realizzarvi delle palazzine private, e torniamo alla carica dicendo che siamo disponibili a rinunciare a qualunque tempo regolamentare previsto appunto dal regolamento del Consiglio Comunale se questo può essere utile per agevolare l'iter in Consiglio Comunale. Siamo disponibili da subito a sederci, disponibili a rinunciare ai tempi del Consiglio Comunale purché ci sia questa possibilità. Alunni ed ex alunni dei licei artistici di Chieti, Lanciano e Vasto hanno ritirato in prefettura i premi in palio per il concorso Musei e Natura, Sorgenti dell'Arte, borse di studio e buoni acquisto. Vediamo. Per promuovere tra i giovani l'amore per l'arte nelle sue varie forme con un occhio rivolto al mondo contemporaneo, nasce a Chieti il concorso Musei e Natura, Sorgenti dell'Arte, riservato agli studenti ed ex studenti dei licei artistici di Chieti, Lanciano e Vasto. Il premio nasce da una collaborazione tra Prefettura di Chieti e le dirigenti Paola Di Renzo del liceo artistico Nicola da Guardia Grele di Chieti, Patrizia D'Ambrosio del liceo artistico Palizzi di Lanciano e Anna Orsatti del Pantini Pudenti di Vasto. I premi sono stati assegnati da una commissione composta dal maestro Luciano Primavera e dalla titolare dei laboratori del Dipartimento di Lettere della D'Annunzio, Cristina Ricciardi, insieme al presidente della Fondazione Immagine, Luciano Di Tizio. Per la sezione pittura, premiati Francesca Nicolai, Asia Consorte e Francesca Iammarino. Per la sezione libera espressione, premi a Serena Menna, Lisa Torello, Nicolò Salvatore, Stefano Bellante e Anna Barbati. Premio speciale giuria migliore attinenza al tema è andato ad Alessia Tatasciore del liceo artistico di Chieti per l'opera Naturally Impressive e oltre alle segnalazioni di merito targhe speciali sono state assegnate a Sofia Sirolli, Giacomo Rapposelli ed Emily Maccione. E ora lo sport, domani sera gara di ritorno per il Pescara che andrà a Salò con un solo risultato utile per la qualificazione. Al Delfino occorre vincere per poter accedere ai quarti di finale. Intanto buona notizia dalla Corte d'Appello che ha accolto il ricorso biancazzurro contro le due giornate di squalifica ad Ursi. L'esterno d'attacco dunque sarà regolarmente a disposizione. Problemi invece a centrocampo per Zauri con soli tre interpreti e con qualche dubbio davanti. Fischio d'inizio alle ore 20:30 di domani, arbitra Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. Di più nel servizio di Jacopo Forcella. Ricorso accolto, Eugenio D'Ursi sarà a disposizione domani sera contro la Feralpi Salò. Dopo il rosso rimediato col Gubbio, la Corte d'Appello ha accolto il reclamo del Pescara, difeso dall'avvocato Flavia Tortorella, contro le due giornate di squalifica. Dunque, meno problemi davanti per Zauri che, coi Cerotti a centrocampo, sogna l'impresa a Salò che varrebbe i quarti di finale dei play-off di Serie C. Non sarà semplice, perché il 3-3 dell'andata non lascia molte strade ad un Delfino che in riva al Garda dovrà solo vincere per ottenere il pass al turno successivo nel quale entreranno anche le seconde classificate nella stagione regolare. Il dubbio davanti è relativo soprattutto a chi sarà la boa centrale. Ferrari infatti non è al meglio, la prestazione di domenica sera all'Adriatico Cornacchi in gara 1 ne è la dimostrazione lampante, mentre Cernigoi in questo frangente sembra baciato dalla buona sorte e da una condizione invidiabile. L'ex Seregno potrebbe partire dal primo minuto con Ferrari pronto nel caso a dare una mano a partita in corso. A centrocampo invece le squalifiche di Pompetti e Derisio obbligano Zauri ad avere soltanto tre interpreti a disposizione, Emusciai, Diambò e Pontisso, da valutare se il tecnico deciderà di schierarli tutti e tre mantenendo l'assetto consueto. Questo però priverebbe l'allenatore di una possibilità di cambiare o in ogni caso di farlo rimescolando le posizioni in campo. Le ultimissime sedute hanno evidenziato la prima ipotesi con Emusciai playmaker e le due mezzali. Dietro con Sorrentino tra i pali e senza l'infortunato Drudi in difesa dovrebbe rivedersi lo stesso pacchetto di domenica con Zappella in zita sulle corsie laterali e con Janes e Ingrosso cerniera centrale. Nel tridente condursi a disposizione delle Monache, entrato benissimo nella gara di andata, si candida prepotentemente per una maglia anche in corso d'opera, considerando che il giovanissimo esterno si aggregherà alla nazionale Under 17 solamente dopo la trasferta in terra lombarda di domani sera. Già nella mattinata di venerdì infatti il giocatore del Pescara si unirà agli azzurrini del commissario tecnico Corradi prima di partire alla volta di Israele
sede dei prossimi europei di categoria che vedranno l'Italia in campo lunedì contro i Parità tedeschi. In casa Feralpisalò invece sembra rientrato l'allarme relativo alle condizioni del portiere De Lucia. L'estremo difensore dovrebbe farcela, in caso contrario pronto il dodicesimo Liverani, ex portiere del Celano. Per quanto riguarda Luppi, fuori per infortunio nella gara di andata, dovrebbe recuperare per la panchina dopo aver saltato gara 1. La difesa dovrebbe essere confermata, anche se Stefano Vecchi sta valutando l'impiego dal primo minuto di Eros Pisano al centro. In quel caso a fargli spazio potrebbe essere Legati, in rete domenica nella partita di andata per quel 3-1 che aveva illuso la Feralpisalò prima della rimonta biancazzurra. Al Pescara però serve una grande notte per ribaltare un pronostico che, complice il risultato dell'andata e le assenze, pare pendere dalla parte della Feralpi. Pare appunto, perché il Delfino ha già mostrato di avere risorse inaspettate da tirare fuori al momento giusto, e giovedì sera sarà il momento più giusto possibile. Tra poco in campo la Serie D con la terz'ultima giornata di campionato, scontro tutto abruzzese a Pineto tra i biancazzurri e il Chieti, e trasferte complicate per Vastese, Notaresco e Castelnuovo. Poco ancora da chiedere per il Nereto, che attende la visita del Vasto Girardi. Il servizio. Ultimo infrasettimanale in Serie D, il girone F ha già decretato ufficialmente la sua regina, la Recanatese, dopo il successo col Matese di domenica raggiunge la Lega Pro e adesso spazia le questioni relative alla qualificazione playoff e alla volata salvezza passando dai playout. La sfida più affascinante e che riguarda le due abruzzesi è quella del Mariani Pavone di Pineto, dove i padroni di casa di Amaolo Corsari sabato a Notaresco attendono la visita del Chieti. Alessandro Lucarelli perde per squalifica il difensore Bassini, ma dovrebbe ritrovare Mele in mezzo al campo. Davanti Fabrizi, due gol anche con l'Aurora Alto Casertano, domenica non si tocca. Semmai ci sarà da scegliere uno tra Orlando e Del Wasni per affiancarlo. Il Pineto dal canto suo dovrebbe confermare quasi per intero l'11 di partenza di sabato, della Quercia a destra nei tre dietro con Pepe e Mesisca sul centro-sinistra, Domizzi in mezzo al campo con Galeano per Caprioli e la coppia Barlafante-Romano davanti. Chieti a due lunghezze dalla zona playoff, mentre i rivali odierni sono appaiati con la San Benedettese all'ultimo posto utile per la post-season. Anche per questo la sfida si preannuncia ricca di agonismo, oltre che di fascino. Trasferta romana per un'altra pretendente ad un posto per gli spareggi come la Vastese, che fa visita al Trastevere, secondo della classe, non avendo più possibilità di vincere il girone F e con una qualificazione pressoché matematica ai playoff a 270 minuti dalla fine del campionato, i capitolini hanno poco da chiedere all'impegno odierno, che invece vedrà gli aragonesi desiderosi di dimenticare lo scivolone interno con un'altra laziale, il Fiuggi, di tre giorni fa. Vastese senza Agnello, e sarà una mancanza pesante in mezzo al campo per D'Adderio, ma la possibilità di poter sperare ancora in un posizionamento utile alla fase 2 può essere lo stimolo giusto per regolare una squadra che in casa ha perso solo due volte contro Recanatese e Pineto. Scontri delicatissimi invece per Notaresco e Castelnuovo. I rossoblù di Epifani, dopo quattro sconfitte consecutive, vanno a Monte Giorgio contro una formazione che deve tirarsi assolutamente fuori dall'8 playout. La distanza di 3 punti tra le due squadre fa capire quanto sia delicato l'impegno, assolutamente da non fallire. Anche un punto terrebbe lontano lo spauracchio bassa classifica, impronosticabile in avvio di torneo. Le assenze, oltre che l'avversario, invece saranno gli ostacoli principali del Castelnuovo a San Benedetto contro il Porto d'Ascoli. Alle squalifiche di Alfieri e Sparvoli infatti si aggiungono i forfè per infortunio di Casimirri e Terrenzio. Difesa da inventare, anche se in porta torna Natale e davanti torna Emili. Un buon risultato darebbe la spinta definitiva ai neroverdi in un'annata comunque travagliata. Infine il Nereto, che ospita il Vasto Girardi. Poco da chiedere ancora a questo campionato per i vibratiani già retrocessi, ma che, fermando i molisani, potrebbero fare un favore indiretto proprio al Castelnuovo nella corsa per evitare i playout. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e il referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi in via Nazionale Adriatica Nord 26, al numero telefonico 085 930020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale. È tutto per questa edizione, l'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.